Nel 2025 finirà il supporto da parte di SAP per la soluzione ERP così come la conosciamo oggi. Il nuovo prodotto che SAP ha realizzato si chiama S4HANA. Ma cosa cambia dal punto di vista security SAP? Ciao, sono Massimo e oggi scopriamo insieme che cosa significa affrontare un progetto di migrazione o installazione di un sistema S4HANA e cosa puoi sfruttare di nuovo in questo sistema. Facciamo subito chiarezza sulla terminologia. Spesso ci sono termini utilizzati come sinonimi, in realtà non lo sono. Quando parliamo di SAP HANA ci stiamo riferendo al database sviluppato da SAP per l'elaborazione dei dati in memoria, in altre parole sostituisce o è alternativo ad altre soluzioni presenti sul mercato, ad esempio Oracle, DB2, MySQL e così via. Mentre SAP S4HANA, SAP Business Suite for HANA, è il prodotto SAP che sostituisce gli ERP nella versione ECC, ERP Central Components. Questo applicativo, a differenza del precedente, SAP ECC, può essere installato solo su database SAP HANA. Se decidi quindi di effettuare una migrazione del database, ad esempio da Oracle ad HANA, questa sarà una migrazione di fatto tecnologica. Non ci saranno quindi impatti nella parte applicativa SAP, almeno a livello di security SAP. Mentre per una migrazione a SAP S4HANA cosa cambia quindi? Qui ci sono diversi scenari di implementazione. Il primo è brownfield, il secondo è greenfield. Nel caso del brownfield avviene di fatto una migrazione tecnica senza rivedere i processi attualmente in uso e quindi senza sfruttare eventuali nuove funzionalità. In questo caso esiste una specifica transazione chiamata SU25 che ti permette di aggiornare i nuovi ruoli, di conseguenza, introducendo o rimuovendo nuovi oggetti autorizzativi, nuovi campi, nuovi valori oppure nuove transazioni. Mentre nel caso del Greenfield, il processo di upgrade diventa una rivisitazione globale dei processi in essere, molto simile a un progetto di nuova implementazione SAP. È importante capire gli aspetti architetturali della nuova soluzione. È infatti possibile utilizzare S4HANA tramite SAP GUI direttamente per diversi processi, oppure tramite l'utilizzo di applicazioni, app. Queste ultime sfruttano la tecnologia di SAP Fiori, ovvero la gestione mobile di SAP. SAP S4HANA infatti è stato anche pensato per poter essere utilizzato molto più tramite le più recenti interfacce, ovvero anche la parte mobile. Dicevamo, dal punto di vista architetturale quindi, cosa cambia? Affinché sia possibile utilizzare SAP Fiori è necessario definire due sistemi. Il primo sistema si chiama Frontend Server, acronimo FES. Il secondo tipologia di sistema è un Backend Server, chiamato BES. Partiamo dal backend server, questo di fatto è il sistema ECC o S4, in altre parole l'ERP nell'esempio che stiamo facendo, mentre il frontend server è il sistema che permette ad un dispositivo mobile, mobile, di accedere tramite le app. Queste ultime potranno leggere i dati presenti nel backend server. Potremmo definire quindi il frontend server come un repository di app. Affinché tutto funzioni dal punto di vista autorizzativo, è necessario definire dei ruoli, chiamati catalog role, nel front-end server, ovvero dei contenitori di applicazioni che siano in qualche modo allineate alle autorizzazioni presenti nel back-end server. Immaginiamo questo caso. Crea un'applicazione per l'approvazione degli ordini d'acquisto, quindi nel front-end server definisco un ruolo che mi permette di vedere quelle app. L'applicazione da sola non consente all'utente di approvare degli ordini d'acquisto, in quanto sarà necessario abilitare nel backend server anche le autorizzazioni classiche utilizzate nel caso di approvazione degli ordini. Quindi i ruoli definiti nel front-end server devono essere in qualche modo collegati a quelli definiti nel backend server, per evitare che un utente abbia autorizzazioni parziali a livello di processo. Non è obbligatorio dividere il front-end server dal back-end server, potrebbe essere tutti sulla stessa macchina. Questo in parte potrebbe semplificare il ragionamento. Tuttavia, SAP consiglia di avere macchine distinte. Ricapitoliamo quindi i punti da tenere presente. Il primo punto è: identifica che tipo di aggiornamento vuoi fare nel caso in cui tu debba effettuare una migrazione. In caso di nuova installazione, questo è più semplice sotto un certo punto di vista. 2. Identifica quali app devi utilizzare e lo scenario architetturale che vuoi implementare. 3. Identifica un concetto autorizzativo che ti permetta di gestire i ruoli che devono essere assegnati in maniera congiunta, ma potenzialmente anche su sistemi diversi. 4.
identifica le nuove funzionalità security del sistema Sapana, ad esempio la parte degli audit log del database, non tutti attivi di default, la crittografia del database e dei log, non attiva by default, la comunicazione sicura di tutte le connessioni. 5. Ricordati che una novità importante riguarda le anagrafiche, ovvero i clienti e i fornitori possono essere gestiti tutti tramite un'unica transazione chiamata BP, Business Partner. Questo può avere degli impatti sugli aspetti autorizzativi. Dalla release 19.09 di SAP S/4HANA, alcune configurazioni security che prima erano più lasche, ora cambieranno diventando più restrittive. Hai già affrontato questo tipo di passaggio? Scrivimi nei commenti se ti sei ritrovato nei suggerimenti oppure se vedi ulteriori punti di attenzione. Spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!